Ciao ragazzi, oggi vi mostro come revisionare l'ammortizzatore posteriore della bici. Allora, prima cosa, svuotiamo l'aria. Io l'ho già fatto, ma vi mostro come si fa. Qui premete questo pin, fate uscire tutta l'aria. E poi potete svitare il cap. Io l'avevo già mollato prima mettendo l'ammortizzatore nella morsa, quindi adesso viene via abbastanza facile. Andate una bella pulita con alcol isopropilico, se ce l'avete, se non lo comprate. Pulite bene stelo, l'albero. Un po' tutto, insomma. Il cappo. Ora potete incominciare a togliere le guarnizioni interne. Pulite bene le sedi. Rimuoviamo le guarnizioni anche dallo stelo. Queste sono spaccate, vengono via subito. Ancora una guarnizione è qui dentro, un O-ring, il più grande diciamo che abbiamo qui tutto intorno. E allora se con qualche attrezzo magico lo togliamo facile. Adesso prendiamo il nuovo kit che comprende tutti gli O-ring e le guarnizioni che servono, in questo caso per Fox DPX2. Bene, incominciamo a mettere le guarnizioni nuove nel cap, che secondo me è quello un po' più rognoso, quindi lubrifichiamo la sede delle guarnizioni con l'apposito olio fluido, come chiamano qua, della Fox. Lubrifichiamo anche le guarnizioni nuove.
secondo me sono quelle un po' più rognose, che a parer mio sono fatte in teflon, quindi si sta poco a rovinarle. Quindi proviamo a metterle dentro così. Eccoci, entrata. Poi parapolvere. Eccoci qua, cap assemblato. Ora passiamo all'ammortizzatore. Stessa cosa, lubrifichiamo la sede e le guarnizioni. Lubrifichiamo la guarnizione. Queste sono le più facili perché sono aperte. Adesso cerchiamo lo ring giusto, che Fox ti fornisce più ring per cap di diverse dimensioni. Lubrifichiamo anche questo, così tanto per, e proviamo a infilarlo. Diamo una lubrificatina anche all'albero. Ok.
già che siamo qui, ci mettiamo un token. Vorrei ammortizzatore un po' più progressivo. Allora, il token va inserito su questo cilindretto nero subito sopra l'albero. Schiaccia un po'. Ecco fatto. Token montato. Lubrifichiamo ancora un po' le guarnizioni nuove. E il parapolvere. E ora inseriamo il cap. Sente che le guarnizioni sono nuove. Mettiamo circa 2 cc di fluido dentro il cap. Ora dobbiamo comprimere un po' l'ammortizzatore. Già che ci sono, facciamo così. Occhio a non forzare troppo, perché una volta spannato il filetto del cap o dell'ammortizzatore, auguri a mandarlo a Fox ad aggiustare. Bene. Adesso O-ring nuovo per lo stelo, per il controllo del sag, non serve lubrificarlo, ma io faccio lo stesso. Inseriamo. Mi raccomando, allineate la testa dello stelo alle boccole dell'ammortizzatore, più o meno, dai. Adesso con la pompettina magica andiamo a pompare aria e vediamo se esplode tutto.